anche quanti vi converranno come maestri e come discepoli ricerchino sempre il vero, il bene e il bello, e riconoscano in te l'unica sorgente di verità e di vita. Per Cristo nostro Signore. Grazie. Un po' lento perché mi godo il momento. Anche a me la mia giunta, perché se oggi siamo qua è perché ognuno di loro ha dato un contributo fondamentale. Vorrei ringraziare i ragazzi, perché sono quelli che hanno creduto in una politica che poteva raggiungere l'obiettivo entro 12 mesi di dargli una nuova scuola. Si sono sacrificati, sono stati un anno nei moduli scolastici, hanno sempre creduto che la visita del sindaco e dell'assessore, dove gli raccontavamo il progetto, il percorso, non fosse una promessa ma fosse un obiettivo raggiungibile. Se siamo qua è perché il coraggio che Dino Carnesi ci ha raccontato e ci ha stimolato nella sua azione da amministratore potesse diventare un elemento concreto. E lo facciamo in una struttura nuova, moderna, capace di raccontarsi anche nei tempi moderni. Lo fa con l'intitolazione della palestra a Fabrizio Nassi, a Giapponesi di Pontedera, lo fa con l'intitolazione della biblioteca al professor Mario Montorsi, lo fa con questo grande abbraccio verso una comunità che di fronte alle difficoltà ha saputo dare il meglio di sé. Non si è data per vinta, ha lottato, lo ha fatto con grande capacità. Ringrazio i genitori, ringrazio le scuole, ringrazio tutto il corpo insegnante, perché questo anno non è stato semplice, perché sappiamo che abbiamo chiesto a tutti un sacrificio, l'abbiamo chiesto alla comunità della Borra che ci ha ospitato, l'abbiamo chiesto ai genitori di dover cambiare più volte il giro dei pulmini e l'accompagnamento ai ragazzi. Ma se in 12 mesi siamo qua oggi è perché c'è stato un gruppo, una città, una comunità e una regione presente. Ringrazio il presidente Gianni, Alessandro Nardini, Antonio Mazzeo, Andrea Pieroni che sono qua, perché non solo per il loro contributo, perché comunque insomma 3 milioni sono 3 milioni, ma perché ci hanno sempre stimolato, ci sono stati accanto e ci hanno detto che quella strada era la strada migliore che potevamo percorrere. Ringrazio tutti i progettisti, ringrazio la lista CEMES, non vedo Matteo Madonna perché lui sta sempre dietro, però devo dire che se non ci fosse stato lui, quella mattina forse oggi non saremmo stati qua. Due che ci abbiamo creduto e continueremo a crederci in una comunità che ha la voglia di raccontare il futuro con gli occhi dei suoi giovani. Grazie a tutti, buona serata. Per voi è una grande soddisfazione, vi vedo sereni, ne potete essere orgogliosi, è una scuola bellissima e devo dire che è una soddisfazione anche per noi, perché voi siete il nostro presente, ma siete il nostro futuro. Questa comunità, questa società va di pari passo con la vostra formazione, la vostra crescita, la vostra essere parte di una scuola, ma anche attraverso la scuola avere gli strumenti per poter affrontare poi un domani quello che è l'andamento di una società. Pontedera è una città importante per la Toscana e io ricordo proprio quel giorno in cui me lo accompagnava Alessandro Nardini, che mi disse: Presidente, bisogna vedersi alla svelta, c'è un caso gravissimo a Pontedera, c'è una situazione d'emergenza. E Matteo Franconi arrivò, mai dimesso, con il senso di chiedere. Il vostro sindaco, un personaggio tenace, deciso, determinato: Presidente, qui c'è bisogno che ci diate 3 milioni. Motivami, spiegami. Situazione, la scuola è diventata inagibile, come si fa con i ragazzi delle materne, delle elementari, delle medie? Qui va fatto subito un intervento e noi, vedendo le risorse che abbiamo, abbiamo 11-12 milioni, l'avevamo programmati, ma dobbiamo affrettare, non possiamo aspettare il prossimo bilancio, darci una mano. E allora ecco che con Antonio Mazzeo concordammo il giorno in cui fare una variazione di bilancio, con il direttore del mio settore specifico cercammo di capire dove poter ricavare risorse
dicendo ad altri c'è un'emergenza, dovete aspettare, le metteremo nel bilancio dell'anno prossimo. E con una variazione di bilancio portammo in consiglio regionale l'intervento e quindi la possibilità di aggiungere quanto necessario perché potessero partire i lavori. Poi vi devo dire la verità, per la mia esperienza diretta, sentire e sapere che questo lo facevamo poco più di un anno fa e che i lavori partirono subito a gennaio l'anno scorso e che oggi noi possiamo inaugurarlo, ecco, da un punto di vista dei concetti, lo dico al signor prefetto, una donna molto attenta, ecco, questo è proprio un esempio di buon governo e quindi l'impresa che ci ha lavorato, i dirigenti e funzionari comunali che hanno seguito tutto questo, un sindaco così determinato, bravo e animato da passione e da impegno, vi posso assicurare si trova poche volte. Per noi nel lavoro e nell'attività che facciamo, nell'impegno che versiamo alla comunità, questa è la più bella soddisfazione. È davvero, da solo dopo un anno e mezzo, da quando concepimmo tutto questo, vederlo realizzato, vi assicuro, è la gratificazione più bella dell'impegno, delle grane, delle contestazioni, delle sofferenze che vi posso assicurare in questa attività si vivono. Però tutto questo è ripagato nel vedere questo bel ambiente, questi volti sereni dei ragazzi, questa soddisfazione collettiva, perché Pontedera oggi ha dato attraverso i suoi amministratori, attraverso l'impresa, un grande esempio di buon governo. Grazie e complimenti a tutti coloro che hanno contribuito.